rivolge sul bambino. Ormai si sta avvicinando il tempo delle festività natalizie, dove ci si riunisce in famiglia, si ritrovano persone a noi care che per un motivo o un altro durante l'anno non si è avuto occasione di incontrare. È un tempo ricco di grandi emozioni. È meraviglioso riunirsi in famiglia per festeggiare insieme. Ricordo sempre con grande piacere questi eventi. Quasi tutti i giorni vediamo in TV, sul web e sui giornali notizie che riguardano le famiglie, sui loro problemi, su come si potrebbero aiutare, sulla loro identità e tante altre cose. Nonostante le molte difficoltà che affliggono oggi le nostre famiglie, caro Gesù, aiutaci a non dimenticare, per favore, che le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Un'opportunità che tutti siamo chiamati a curare, proteggere e accompagnare. Le famiglie sono una benedizione. Certamente non esiste la famiglia perfetta, non esistono sposi perfetti, genitori perfetti, né figli perfetti. Ma la famiglia è la forza principale di tutta l'umanità. Ogni volta che vedo una famiglia nascere, ogni volta che vedo una coppia che attende un figlio, ogni volta che incrocio lo sguardo dei novelli sposi, mi si riempie il cuore di amore e speranza. In particolar modo, Gesù, oggi affidiamo al tuo amore e al tuo aiuto tutte le famiglie che stanno vivendo momenti di fragilità, di stanchezza e di incomprensione, di ristrettezza economica. La sofferenza di una famiglia è la sofferenza di tutta la famiglia umana. Caro Gesù, non è un caso che tu sia nato nella famiglia di Nazareth. Aiutaci a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia, e fa che, come accadde in quei 30 anni di Nazareth, così accada anche per noi. Far diventare normale l'amore e non l'odio, far diventare comune l'aiuto vicendevole, non l'indifferenza o l'inimicizia. Con affetto, Francesco.